Buongiorno a tutti voi. Nel mondo anglosassone si direbbe buon pomeriggio. Questo è un pomeriggio di studio. L'industria siderurgica italiana produce negli anni normali 28 milioni di tonnellate di acciaio, ma l'industria siderurgica italiana fino al 26 luglio era in gran parte ignorata dal pubblico e in buona parte anche dai nostri studenti. 26 luglio, voi sapete che è il primo atto della Procura di Taranto nei confronti degli impianti siderurgici di Taranto, e da allora le pagine dei giornali sono state piene di notizie, alcune volte esatte, alcune volte contraddittorie, alcune volte confuse, alcune volte anche errate. Questa situazione di difficoltà di reperimento di notizie certe ha provocato un po' di scontento nell'ambito dei nostri studenti, e alcuni studenti del Politecnico di Torino, ma originari della città di Taranto, sono venuti da me e dal professor Scavino chiedendoci di organizzare un incontro nel quale cominciare a porre le basi di un'analisi esatta, per quanto è possibile che questa parola abbia un significato, della situazione globale italiana, particolare di Taranto, particolare degli impianti di produzione siderurgica. E io ringrazio questi studenti perché hanno suscitato ancora di più nel Politecnico di Torino la consapevolezza che un'istituzione di formazione universitaria non si può sottrarre all'analisi dei problemi di grande rilevanza sociale che in varie occasioni percorrono la nostra penisola, e la formazione deve essere la più estesa e partecipata possibile. Per questa ragione questo incontro comprende varie voci: la voce del professor Genon, che è professore ordinario di ingegneria ambientale, che ci parlerà dei problemi dell'ambiente, come si misura, qual è l'impatto; il direttore generale dell'ARPA Piemonte, l'ingegnere Angelo Robotto, ci parlerà dei problemi di inquinamento più particolari, parlando un po' del Piemonte e un po' delle alcune delle industrie che in Piemonte possono dare luogo ad emissioni. Io vi farò una breve introduzione sull'altoforno e sugli impianti di produzione delle materie prime, e poi quindi entrerò nel problema siderurgico specifico di un impianto di produzione di acciaio a ciclo integrale, e perché non si può fare a meno di produrre acciaio derivante da minerale. Prenderanno poi la parola per il clou di questo incontro il professor Giorgio Assennato, che è il direttore generale dell'ARPA Puglia, l'organizzazione che ha fatto le misure, che continua a fare le misure. Alcune delle persone nell'ARPA Puglia sono anche custodi giudiziari di parte degli impianti. E concluderà l'ingegner Giancarlo Quaranta, che è il responsabile delle relazioni esterne dell'ILVA, che dirà
come l'azienda intende rispondere o continuare a rispondere alle sollecitazioni rappresentate dalla autorizzazione integrata ambientale. Questo è il canovaccio di questo incontro, che si concluderà con le domande di voi studenti, perché nell'ora e mezza nella quale noi parleremo non pensiamo assolutamente di poter rispondere a tutte quante le domande che voi vi ponete e giustamente vi ponete. E quindi diamo subito inizio con il primo intervento del professor Giuseppe Genon, al quale io lascio la parola.